è appena terminato il terzo appuntamento di Musica in Libertà. Al municipio 1 del comune di Bari si è svolto un evento particolarissimo dedicato alla musica, voluto dai direttori artistici Francesco Lentini e Angela Montemur dell'Orchestra da Camera di Bari. Allora, signora Montemur, perché ha scelto di fare Musica in Libertà? Il titolo naturalmente è dedicato al quartiere, questo nome Libertà che diciamo amiamo tutti, questo dà il senso di quello che vogliamo fare con la musica per portarla nei quartieri periferici della città. Libertà è un quartiere periferico e portiamo la musica e portiamo la libertà della musica. E quindi educare anche i residenti alla cultura musicale. Sì, facciamo uno sforzo perché questo messaggio di unione, di bellezza, di cultura, di emozioni sia portato dai musicisti sì. In questa realtà che a volte è un po' difficile, un po' problematica, come tutti i quartieri periferici. Diciamo sono poveri di contenitori, quindi noi abbiamo visto questo contenitore bellissimo, degno di essere amato dalla popolazione, diciamo lo usiamo, lo utilizziamo per portare questo messaggio alla popolazione. Sì, oggi appunto c'è stata l'esibizione di Antonia Giove, soprano eccelsa di Adelfia, e di Cinzia Mauro Antonio, pianista anche lei di Adelfia, nonché anche docente. Ci spieghi come è nata la passione per il piano? Io ho iniziato quando avevo 6 anni, poi ho proseguito gli studi in conservatorio, mi sono diplomata e in contemporanea ho frequentato anche il liceo e l'università e poi mi sono anche specializzata al secondo livello in conservatorio e là adesso... Quindi convive con la docenza in francese, sì, però è anche pianista. Esatto, affianco insomma entrambe le cose. In che maniera una lingua straniera può dare un supporto alla musica? Beh, lo studio delle lingue è strettamente correlato anche alla musica, anche per esempio come avete ascoltato stasera, poesie di poeti francesi soprattutto, che influenzano anche brani musicali come per esempio la musica di Debussy, abbiamo anche suonato un brano di Guastavino, la lingua spagnola, insomma la musicalità della lingua, insomma sono... cose che si fondono e vanno perfettamente insieme. E la signora invece è Giove, una soprano eccelsa, davvero complimenti. Grazie. E volevo chiedere, come dice Dostoevskij, la bellezza salverà il mondo, la musica può salvare il mondo? Certamente, è fondamentale, non può mancare. Io tra l'altro sono docente di canto, quindi comunque divulgo insomma il canto, l'insegnamento serve a questo, far sì che possano continuare anche i miei allievi a fare musica nel mondo. Sì, i direttori artistici Lentini e Montemurro vi hanno scelto perché evidentemente vi hanno già ascoltato, il vostro è un connubio già sperimentato. Certo, abbiamo collaborato per altre occasioni. Dobbiamo quindi concludere questa piccola intervista ricordando agli spettatori che sono ingresso gratuito e quindi questa edizione terminerà verso la fine di luglio e cosa devono vedere su internet per venire qui, signora Montemurro? Prima di tutto siamo presenti su tanti siti, tutti i siti specializzati non solamente sulla musica ma anche sulla vita che si fa a Bari, quindi basta andare su tanti siti, adesso non voglio fare pubblicità. Ma c'è avete un sito? Un sito su. Poi abbiamo certo il sito dell'Eurorchestra. Basta così, sul sito dell'Eurorchestra. Anche su Facebook naturalmente abbiamo le nostre pagine. Siamo molto ben seguiti, diciamo, abbiamo un bel pubblico e adesso il nostro lavoro deve essere qui, nel quartiere Libertà. Grazie.